Eccoci qua, amici. 6 aprile 2024 ha portato decisamente bene la coreografia, molto suggestiva, non, credo anche non facile da realizzare, che la Tribuna Tevere ha dedicato al nostro grande capitano Agostino Di Bartolomei, perché la Roma torna alla vittoria in un derby dopo 2 anni, come era effettivamente nell'aria, perché sono stati diversi gli opinionisti che seguono la Roma che nei giorni scorsi avevano immaginato questo risultato, lo immaginavano anche i bookmakers che vedevano la Roma favorita, perché abbiamo visto in queste settimane la Lazio calare vistosamente, soprattutto per i problemi fisici del suo giocatore più rappresentativo e più forte, più concreto, Ciro Immobile. Era anche senza il portiere titolare la Lazio questa sera. Una partita che, come spesso accade nei derby, non è stata certamente entusiasmante. Male, secondo me, la Roma nel primo tempo. Poi nel secondo tempo, dopo la rete di Mancini che ha sbloccato sul calcio d'angolo alla fine della prima frazione, la Roma ha fatto la partita che andava fatta in quella situazione tattica. Vedendo le formazioni iniziali, ho immaginato una Lazio che avrebbe cercato di sfruttare le ripartenze, lasciarci uscire un po', lasciarci venire avanti per colpirci con le ripartenze. Si è schierata la squadra di Tudor, infatti, con Greco Mandas, sostituto di Provedel, in porta, Casale, Romagnoli, Ghila, Marusic, Guendouzi, che stasera aveva veramente un diavolo per capello, Cataldi, Felipe Anderson e poi Kamada Isaksen dietro a Ciro Immobile, che era praticamente l'ombra di se stesso, è stato anche sostituito a fine primo tempo, praticamente non era in condizioni, secondo me, neanche di scendere in campo. E Tudor credo lo abbia schierato più che altro per un discorso, come si può dire, per metterci un po' paura, diciamo, un discorso un po' psicologico. Ma Lukaku da una parte e Ciro Immobile dall'altra, questa sera veramente sono stati degli spettatori non paganti di questa partita. La Roma era prima di questa gara quinta in classifica con 6 punti di vantaggio sulla Lazio, che ora sono diventati 9. Veniva da 4 vittorie e 2 pareggi, ora sono diventate 5 vittorie e 2 pareggi. Negli ultimi 3 derby c'erano stati ben 6 rossi e 23 cartellini gialli in totale. Anche stasera partita nervosa nel secondo tempo con, ripeto, Guendouzi che era proprio in vena di rompere le scatole. E devo dire che quando lui va da Dybala e lo prende per il collo, gli mette la faccia davanti, Dybala è stato un vero professionista, perché quella è una situazione nella quale tu quasi sempre prendi il rosso, perché hai una reazione, come minimo gli avvicini la testa, ma come minimo proprio. Come massimo partono anche schiaffoni, eccetera. Quindi Dybala, se vi rivedete questa situazione, ha dimostrato, io credo che ci fosse anche il rosso in questo caso per Guendouzi, perché è molto aggressivo in questa sua vera e propria ricerca del contatto fisico. Ma la mano sul collo, anche se preso da dietro, è un gesto che è molto grave, diciamo, anche proprio a livello simbolico, perché io ti prendo per il collo. E credo che Dybala in questa occasione abbia dimostrato veramente di essere un gradino molto più in alto di tanti giocatori, e subito dopo si leva il parastinco e lo mostra a Guendouzi, perché sul parastinco Dybala ha un'immagine, una foto che ricorda la vittoria nei campionati del mondo dell'Argentina ai danni della Francia, quindi molto raffinata questa presa in giro da parte di Dybala.
Quindi dicevo che la Lazio, vedendo la formazione, sembrava impostata da Tudor, e questa è stata una partita che ha visto nel derby, tra virgolette, d'andata, Mourinho contro Sarri, e ora invece in quello, tra virgolette, di ritorno, De Rossi contro Tudor, dico tra virgolette perché sapete che ormai c'è il calendario asimmetrico, questa ormai è una gran cazzata, come in Inghilterra, quindi non c'è la simmetria dell'andata e del ritorno. Quindi proprio due partite completamente diverse, lo sono stato anche sul campo, ma lo sviluppo tattico di questa partita non è assolutamente riuscito a Igor Tudor, e non è riuscito per un motivo estremamente semplice, che l'idea poteva anche funzionare sulla carta, ma il problema è che gli interpreti dello spartito che aveva in testa l'ex giocatore della Juventus sono veramente degli interpreti scarsi. Se nel video di commento di Lecce Roma 0-0, io ho detto anche attirandomi qualche antipatia che Lecce è una squadretta, Lecce è battuta 3-0 oggi a Milano. Cosa dovrei dire di questa Lazio? Cioè, del resto voi vi ricorderete forse la piccola polemica che ho avuto con Andrea Anzaloni, che tra l'altro saluto perché so che si è iscritto al canale anche se non sta scrivendo. L'ho visto che si è riscritto. Come vedi, Anzalori, io qualche settimana fa ho detto la Lazio uscirà dalla Champions perché è chiaramente inferiore al Bayern Monaco, e troppo ha fatto Sarri battendolo all'andata. Ma il Bayern Monaco è un Bayern Monaco pieno di problemi quest'anno, che proprio stasera è stato battuto in casa, fuori casa, vinceva 2-0, pensava, ha perso 3-2 contro una squadra Aiden Alden, una squadra che non mi ricordo nemmeno come si chiama. Avevo anche detto che la Lazio sarebbe uscita dalla Coppa Italia contro la Juventus in semifinale e ha già perso 2-0, direi irrimediabilmente, la gara d'andata. E avevo anche detto, se ti ricordi, Anzaloni caro, che non entrerà nelle coppe europee, forse per miracolo, forse entrerà in conference, ma perché ci sono cinque squadre quest'anno che andranno in Champions, probabilmente, cioè, ma giusto per questo, ma è una squadra questa, quella di stasera è una squadra da decimo, undicesimo posto, ecco, complessivamente recuperando qualche giocatore, è una squadra, diciamo, nella migliore delle ipotesi da ottavo posto, ma nella migliore delle ipotesi. E anche il fatto che Sarri abbia sentito la necessità di dimettersi è stata un po' la dimostrazione che ad un certo punto anche questo allenatore ha capito che non c'era proprio il materiale umano per lavorare. È una squadra che senza Immobile nel reparto d'attacco è una squadra di bassa classifica di Serie B. Nel complesso, una squadra, considerando anche la difesa del centrocampo, da Lega Pro, da prime posizioni di Lega Pro. Purtroppo è così, questa è la realtà di questa società, che credo che ormai andrà anche incontro a dei grandi cambiamenti. Penso anche che Lotito abbia ampiamente fatto il suo tempo alla Lazio, anzi credo che abbia fatto anche troppo, tutto sommato, considerando quello che ha investito e soprattutto quello che non ha investito. La Roma ha risposto con Svilar Çelik, che è un giocatore, ragazzi, che riesce a essere peggio anche di Cardorff, e ce ne vuole, ce ne vuole. Nel primo tempo, negli occhi, un'azione con la palla proprio comoda per il cross da destra con i giocatori della Roma a centro area. La palla arriva crossa sulla fascia sinistra, è arrivata ad Angeligno sulla fascia sinistra, una cosa proprio indecente. Un giocatore veramente mediocre, proprio, anche lui non da Serie A. Çelik, Mancini, Llorente, Angeligno. Mi fa tanto piacere che sia stato Gianluca Mancini a segnare questo storico gol vittoria nel derby, perché è un ragazzo che se lo merita veramente, è un grande professionista, uno che tra l'altro poco prima del gol avrebbe dovuto uscire ma ha stretto i denti, è uno che non si tira mai indietro. È un buon giocatore, ma è soprattutto molto utile, molto utile. Sta diventando sempre più carismatico, da battaglia.
si fa rispettare, anche Lorenzo Pellegrini oggi si è fatto molto rispettare, l'ho visto veramente calato con lo spirito giusto in questa partita. Mi ha fatto tanto piacere anche per De Rossi, che abbiamo visto esultare con grande decisione e spontaneità al triplice fischio. Di solito ha un'esultanza abbastanza contenuta, invece questa volta l'abbiamo visto proprio molto contento saltare anche addosso ai suoi collaboratori per festeggiare, quasi come ai tempi in cui giocava. Poi abbiamo avuto in mediana Cristante, Paredes e Pellegrini, che secondo me è stato oggi uno dei migliori della Roma. Dybala, Lukaku e Shaarawy. Lukaku, da chi l'ha visto, ovviamente una prestazione incolore, e io non capisco neanche bene perché Lukaku poi rimane sempre in campo 90-95 minuti, anche in queste partite dove si vede proprio che non ne ha assolutamente voglia. Dybala si è gestito, sicuramente non è stata una delle sue migliori partite, sicuramente non è in perfette condizioni, ma la mia netta sensazione è stata quella che lui si è un po' risparmiato e gestito, evitando anche di sforzarsi troppo, di correre troppi rischi nelle entrate, in vista dell'importantissima gara di andata dell'11 aprile, giovedì dovrebbe essere, contro il Milan a San Siro, gara dei quarti di finale di Europa League di quest'anno. Quindi la cosa positiva è che ha messo anche tanti minuti nelle gambe, ma è stata una versione di Dybala molto annacquata, perché sappiamo bene che Dybala è un giocatore che quando spinge il piede sull'acceleratore regala giocate e idee di ben altro livello. Shaarawy ha fatto la sua partita, mi dispiace tanto che abbia colpito quel palo con 1-0, un palo clamoroso che ci avrebbe dato il raddoppio e avrebbe trasformato questa serata in una festa molto prima, e invece così da un lato sarà più interessante la partita, dall'altro abbiamo un po' sofferto nel finale, anche se poi la Lazio non ha costruito occasioni da gol, e Svilar sinceramente stasera non è stato certo di essere stato molto impegnato, quindi io sono contento, perché sono contento perché sì, certamente vincere il derby fa sempre molto piacere. Hanno 2 anni che non vincevamo, vincerlo stasera era quasi, non dico una formalità, ma era quasi doveroso, e anzi il passivo, cioè il risultato è troppo stretto, perché abbiamo trovato una squadra veramente ai minimi termini. Io faccio tanta fatica con la memoria a tornare indietro nel tempo e trovare una Lazio così scarsa, sia per la qualità proprio della squadra, sia per anche gli infortuni che avevano, giocatori importanti, e anche giocatori abbastanza forti in campo che non erano in buona condizione proprio stasera, non erano proprio in giornata, tutti molto nervosi, perché chiaramente quando questa è una cosa che si può sperimentare anche a livelli calcistici molto bassi, direi quasi amatoriali, quando vedi che non sei in grado di reagire, diciamo, di fronte a un avversario perché la tua squadra è scarsa, purtroppo non ti rimane che aggrapparti appunto agli episodi come quello citato di Guendouzi, per cercare di innervosire l'avversario, di buttarlo in caciara, eccetera, eccetera, perché proprio a livello tecnico e tattico non ti puoi inventare più niente. Nel finale, soprattutto, abbiamo visto una squadra in piena confusione, con la Lazio che ha avuto 2 occasioni, 2 punizioni da 3 quarti che andavano solamente recapitate in the box, come dicono gli inglesi, invece si è cercato una cervellotica soluzione in schema che non è stata nemmeno capita dai suoi interpreti, e quindi hanno fatto anche una figuraccia. Quindi voi capite che in un derby al 95esimo, tu invece di buttare la palla a mezzo, che può sempre succedere qualcosa, scegli una soluzione del genere, vuol dire essere completamente finiti nel pallone. Quindi la Roma questa sera ha fatto il suo, non si è visto certamente un grande gioco, primo tempo, ripeto, male, male,
Ma poi la partita cambia completamente con la rete di Mancini, perché chiaramente gli episodi cambiano le partite, cambiano anche le prestazioni dei singoli, cambiano il tutto di una partita. Nel primo tempo quello che pensavo di dire poi nel video di commento era: come vedete, la bacchetta magica non c'era nessuno e i giocatori sono questi, e sono partite che abbiamo già visto in passato, cioè non è che vediamo un grande gioco. Poi però nel secondo tempo con la Roma in vantaggio si è un po' accesa la partita perché loro cercavano di pareggiare, si è aperto qualche spazio per il contropiede, è stata una partita più interessante. È partita forte la Roma, nei primi minuti alto un destro da posizione centrale di parete festeggiato con 1 minuto e 50, ma subito la Lazio cerca di rallentare il gioco, il ritmo, perché è un po' questo questa l'idea di Tudor, quello di rallentare, farci uscire un po' e poi, quando era possibile, cercare di colpirci di rimessa, ma non c'erano proprio i presupposti tecnici per loro questa sera. Al sesto, buona occasione per il destro, di Immobile che, spostato sulla sinistra, tira fuori. In questa occasione vediamo chiaramente un cecchino come Immobile non essere certamente in buone condizioni fisiche. Pericoloso Llorente col destro al nono, ammonito Vecino per fallo su Llorente al 20esimo, botta di Pellegrini al 22esimo, para il greco Mandas. Alla mezz'ora la squadra, la Roma, appare un po' lunga, comunque non trova sbocchi, non trova molti sbocchi per la manovra, anche perché, come vi dicevo prima, Lukaku, proprio, ragazzi, ormai è diventato un problema. Non è più un caso, è un problema. Io mi auguro che lui si sia gestito fortemente per la partita con il Milan e spero veramente con il Milan di vedere un altro Lukaku, ma in queste ultime partite, secondo me, ha fatto dei passi indietro incredibili. E poi per carità, il giocatore è forte, l'abbiamo visto anche in occasione del palo di Esharawi, dove lui porta avanti molto bene una palla, la dà al Faraone con i tempi giusti, ma è troppo poco chiaramente rispetto a quello che ha fatto vedere nel resto della partita. Dicevo, quindi alla mezz'ora del primo tempo si vede che la Roma non trova molti sbocchi con Lukaku che, come dicevo prima, ancora una volta cammina per il campo e dovrebbe dare delle spiegazioni su questo. Dybala sicuramente non nella tua miglior giornata. L'effetto De Rossi sembra nel primo tempo già esaurito, perché, come dicevo prima, anche lui non può avere la bacchetta magica, anche se la squadra messa in campo stasera era fondamentalmente quella più razionale. Disastroso per una squadra che voleva vincere comunque questa partita, anche per ragioni di classifica. Disastroso un colpo di testa di Zeki Celik al 35esimo su un bel cross di Angelino da ottima posizione, colpisce malissimo. Celik fa rimbalzare la palla a terra che poi schizza sopra la traversa. Un'ottima occasione, non sbaglia invece Mancini di testa al 41esimo su corner da sinistra di Dybala. Mandas non può respingere e vola sotto la curva il nostro Gianluca Mancini a festeggiare in un anticipo di quello che sarà la grande festa a fine partita di tutta la squadra che finisce questo derby in trionfo sotto i propri tifosi della Sud. Al secondo tempo Tudor naturalmente cerca subito di smuovere qualche cosa perché si è visto che la Lazio questa sera assolutamente non è competitiva, quindi dentro Pedro per l'evanescente Isaksen e Castellanos, che io oggi me lo guardavo mentre giocava, dicevo: ma questo Castellanos, ma sarà mica un castellano dei castelli romani, forse questo che si è bevuto anche del buon vino del Genzano, perché francamente questo non è un giocatore da Serie A. Entra quindi per Immobile, completamente inesistente nel primo tempo, di poco alta, una bella punizione di Pellegrini al 48esimo, è un bel tiro questo, non lontano dall'incrocio dei pali alla testa del portiere laziale. Poi, dopo qualche minuto che non mi sono appuntato, palo clamoroso di El Shaarawy su assist di Lukaku da sinistra, sinistro dal basso verso l'alto,
di Sharawi è nettamente battuto il portiere, ma purtroppo palo completo, pieno palo proprio. Ammonito Mancini al 54esimo per fallo un po' inutile a centrocampo. Annullato il pari di Kamada al 62esimo per fuorigioco su tiro cross di Guendouzi. Qui abbiamo un po' tremato perché è stato un pareggio nato proprio dal nulla. Ma era netto il fuorigioco che oggi viene segnalato con il computer con il sistema del fuorigioco automatico, quindi non ci sono dubbi. È stata, credo, l'unica occasione di tutta la partita dei nostri avversari. Dentro Luis Alberto Luis Alberto per Vecino e Spinazzola per Sharawi. Secondo me è stata una buona sostituzione questa, perché ha lasciato in campo Angelino, che comunque non stava giocando male. Spinazzola con la tua esperienza. Sì, mi è sembrata una scelta intelligente. A questo punto siamo a diciamo 25 minuti, 20 minuti alla fine. La Lazio comincia a spingere con maggiore decisione alla ricerca del pareggio, senza molte idee in verità, ma è anche un po' l'inerzia stessa della partita che porta giustamente la Roma ad arretrare un po' il baricentro per chiudere gli spazi, perché ovviamente in vantaggio questo devi fare, ma anche per creare le premesse per dei contropiede. Ma vediamo subito che la Lazio, per quanto si sbatta, non riesce assolutamente a essere pericolosa, anche perché non ha un punto di riferimento offensivo valido. Quindi Tudor ha inserito nel frattempo anche Pedro, appunto per dare un po' più di vivacità, ma gli anni ovviamente passano anche per il nervosissimo spagnolo che al 72esimo viene ammonito, molto nervoso nei derby, tutte le volte Pedro che si vede proprio che ha un nervo scoperto contro la Roma, che si difende con ordine al cospetto di una squadra tecnicamente limitata, come dicevo, e più prevedibile nello sviluppo del suo gioco dopo l'arrivo di Tudor, che è uno che è un gran minestraro, ma non ci prova neanche. Non ha certo le ambizioni tattiche di Sarri, insomma, che con una squadra del genere lo scorso anno ha fatto, secondo me, il vero capolavoro della sua carriera, perché giocare bene col Napoli, con quel Napoli se può fare vincere l'Europa League con il Chelsea, se può fare vincere uno scudetto con la Juventus, con Cristiano Ronaldo, se non sbaglio, in campo se può fare. Ma arrivare a secondi con una squadra del genere vuol dire proprio che hai delle idee tattiche importanti dentro al tuo attivo, ce ne vuole veramente. Va bene che aveva qualche giocatore in più che quest'anno è mezzo infortunato, però. Allora, poi al 78esimo vediamo in campo due desaparecidos, Ebram e Smalling. Ci fa veramente piacere, Ebram, veramente un anno senza vedere il campo e l'abbiamo visto abbastanza spaesato quando è entrato, sbagliare anche qualche passaggio in modo clamoroso. Un anno e tanto di inattività avrà bisogno Ebram, ma ha fatto bene a far rifiatare per una decina di minuti Dybala e Angeligno, che ci servono 12 minuti più recupero, quindi sono stati 17 minuti complessivi che ha risparmiato a due giocatori come Dybala e Angeligno, che ci servono a Milano. All'80esimo, anche per spezzare ulteriormente il ritmo, entra Bove per Paredes, ma la Lazio non riesce ancora a rendersi pericolosa, non prende secondo me nemmeno dei rischi importanti nel finale per comunque tentare il tutto per tutto, quindi senza grande fatica la Roma porta a casa questa vittoria che non può che farci piacere, che non è che io credo che si sia sviluppata, ed era piuttosto prevedibile tra l'altro questo sviluppo, proprio la partita che noi desideravamo, cioè una partita che tu vinci senza però sbatterti troppo, senza prendere infortuni, senza prendere espulsi. Abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo vinto, ci siamo portati a meno 2 punti dal Bologna, adesso vedremo che cosa farà il Bologna, che comunque dovrà venire all'Olimpico il
21 aprile, e adesso andiamo a mettere nel mirino la partita, secondo me, più importante di questo temuto aprile 2024 con Lecce Roma, Roma Lazio, Milan Roma, Udinese Roma, Roma Milan, Roma Bologna e Napoli Roma. L'11 aprile alle ore 21, gara molto difficile, con il Milan che oggi ha battuto 3-0 con facilità il Lecce, che chiaramente non è una squadra che poteva andare a Milano e ragionevolmente impensierire il Milan, che nella sua scelta iniziale della formazione ha mandato dei segnali schierando fondamentalmente la squadra titolare. Tra l'altro hanno segnato tutti e tre, Pulisic, Giroud e Leao. Quindi Pioli è uno di quelli che quando deve preparare una partita importante di Europa, come ha fatto anche un po' De Rossi questa sera, è dell'idea di far giocare comunque i titolari per tenerli bene sul pezzo, in tensione, con tutti i loro minuti giusti nelle gambe, e non ha fatto il turnover che magari qualcuno poteva immaginare. Sarà un po' questa la scelta di Pioli, e purtroppo, ragazzi, come ho già detto presentandomi la Roma, la partita di stasera ci fa piacere da un punto di vista sportivo, ovviamente, però è chiaro che Lazio e Milan sono due sport diversi. La Lazio è una squadra che conferma purtroppo la grande mediocrità di questo campionato, che purtroppo è destinata a peggiorare, viste le novità di questo governo, che hanno eliminato i benefici del decreto crescita, e quindi non ci saranno più i benefici fiscali per i giocatori che vengono dall'estero, e temo che nel prossimo campionato veramente vedremo un grandissimo ridimensionamento tecnico, ma è un campionato che tecnicamente, ci stavo pensando proprio oggi, è a un livello veramente basso. Sono pochi i giocatori come appunto Dybala, Leao, tecnicamente proprio forti, sono rimasti veramente pochi, e lo spettacolo ne risente, perché come scendiamo da le prime posizioni, diciamo che il Bologna, ecco, per esempio, una squadra che è divertente perché gioca anche bene, sono molto giovani, c'è grande entusiasmo, però come scendi ottavo, nono, dall'ottavo nono posto in giù, il livello proprio è scadente. Purtroppo bisogna inventarsi qualcosa per rilanciarlo un po', perché il paragone delle partite di questi campionati con, se voi andate a vedere per esempio su YouTube anche solo gli highlights delle partite degli anni 90, primi anni 2000, quando in campo vedevamo giocatori come Ronaldo il Fenomeno, Totti, Del Piero, Maldini e tanti altri, ma tanti nomi si potrebbero fare, vi rendereste subito conto, soprattutto lo dico ai più giovani, perché quelli che hanno la mia età se lo ricordano molto bene, ma un ragazzo di oggi ha 20 anni, 25 anni, io gli direi vatti a vedere gli highlights delle partite degli anni 90 e ti rendi immediatamente conto che purtroppo il livello è sceso tantissimo, ma proprio tanto, 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 livello proprio tecnico, di agonismo, di qualsiasi cosa. E quindi il Milan invece è un avversario di alto profilo, che ha giocato la semifinale di Champions solo lo scorso anno, un avversario che temo molto, e la Roma a Milano in questa gara d'andata, per De Rossi sarà la tesi di laurea, sarà la sua tesi di laurea. Lì vedremo veramente se De Rossi, al quale naturalmente va tutta la nostra simpatia come tifosi della Roma, è in grado di prendersi sulle spalle questa squadra, la gestione di questa squadra, oppure se dovremo
poi a fine stagione gioire per una vittoria di Pirro, per una falsa vittoria come la qualificazione in Champions, che lo abbiamo visto molto bene anche dalla squadra che abbiamo incontrato questa sera, che può essere anche un grandissimo bluff, perché la Lazio a che è servito andare in Champions League quest'anno? Fa la brutta figura a Monaco. La squadra, se va in Champions League, deve andare in Champions League con tutti i presupposti e i giocatori forti che appunto la Roma ad esempio aveva nel 2018, quando arriva in semifinale con i vari Alisson, Strootman, Manolas e compagnia bella, eccetera eccetera, che va in Champions League per riempirti la bocca che se no in Champions League e poi prendi sganazzone da tutte le parti, non so fino a che punto conviene. Quindi questo è sicuramente la Roma, vi dico subito, che si qualifica per la Champions quest'anno, perché comunque male che vada arriverà quinta, perché se ci sarà da spingere nel finale c'è la possibilità di spingere sull'acceleratore, perché so, per esempio c'è un Napoli Roma il 28 aprile, ma il Napoli quest'anno è una squadra morta, che il 28 aprile probabilmente sarà già fuori da qualsiasi cosa. Lo stesso Roma Juventus del 5 maggio ci metterà di fronte una squadra anche distratta dalla Coppa Italia, che starà lì a difendersi il terzo posto. Non è la Juve che lotta per lo scudetto. Insomma, le ultime due partite sono Roma-Genoa e Empoli-Roma. Il Genoa sarà già salvo, l'Empoli probabilmente sarà già salvo anche l'Empoli. Quindi, secondo me, la Roma come minimo arriva quinta e si qualifica per la Champions. Però il momento decisivo di questa stagione viene adesso. Perché poi, tra l'altro, il Bayer Leverkusen in Bundesliga ha ormai 16 punti di vantaggio sul Bayern Monaco, vincerà ormai la Bundesliga. Quindi, tutto sommato, se in semifinale saranno loro gli avversari, è una squadra che ha anche la pancia piena, perché il Bayer Leverkusen non si farà assolutamente sfuggire, non si deve far sfuggire l'occasione di perdere clamorosamente una Bundesliga già vinta per inseguire altre cose. Loro potrebbero avere la pancia molto piena e potrebbe averla anche eventualmente il Liverpool in un'eventuale finale, perché il Liverpool può vincere, diciamo, la Premier League, ma deve guardarsi da avversari molto forti come City e Arsenal, che diciamo, potrebbe scaturire un duello che gli potrebbe sottrarre molte energie fisiche e nervose. Se invece il Liverpool dovesse perdere ormai lo scudetto al momento della finale, avere ormai perso lo scudetto, allora saranno veramente problemi per chiunque l'affronterà, perché punteranno tutto su questa bella stagione sull'Europa League. Quindi bisogna valutare un po' queste cose. C'è addirittura anche la possibilità che il Leverkusen possa, secondo me, essere eliminato dal West Ham, perché loro ormai, se vincono la Bundesliga, hanno fatto una stagione straordinaria, arrivando sopra il Bayern, che era nettamente favorito. Quindi ormai, secondo me, tutte le loro energie sono sul campionato, soprattutto le energie nervose. Quindi, mentre il West Ham è una squadra che mette appunto nel mirino l'Europa League con un risultato straordinario dopo aver vinto la Conference lo scorso anno, potrebbe affrontare questa gara dei quarti con uno spirito battagliero. È una squadra anche tosta, l'abbiamo vista lo scorso anno contro la Fiorentina in finale di Conference. Potrebbe uscire fuori, secondo me, la sorpresa. E la Roma, se supererà il Milan contro il Leverkusen, secondo me se la gioca bene. Mentre in finale è difficilissimo, però ripeto, se il Liverpool sarà fino alla fine impegnato in campionato, potrebbe anche mollare qualcosa. Per cui andiamo ad affrontare
il turno dei quarti contro il Milan, con la consapevolezza di essere anche inferiori al Milan. Lo ha detto anche il campionato, lo dice la classifica, lo dice il fatto che il Milan quest'anno ha disputato la Champions, mentre voi mi direte: ma anche la Lazio ha disputato la Champions. Io sì, ma io non riesco a capire come c'è arrivata però in Champions. Io il Milan lo capisco che è arrivato in Champions, la Lazio per me è un mistero che abbia giocato la Champions League, e si è visto questa sera. Quindi il Milan è una squadra che, come dicevo prima, lo scorso anno è arrivata in semifinale di Champions perdendo con l'Inter, quest'anno ha giocato la Champions a retrocessa, è l'unica squadra ancora in corsa nell'Europa League a retrocessa dalla Champions in quest'ultima stagione in cui c'è questo regolamento, secondo me assurdo. E sono forti, ragazzi, sono forti perché hanno il pubblico, hanno gli arbitri, hanno la mentalità, hanno l'abitudine a giocare queste partite, e hanno soprattutto 5-6 giocatori che tecnicamente sono veramente forti, cioè sono forti tecnicamente, sono forti in tutti i sensi, no? Magnan, Hernandez, Leao, Giroud, ma lo stesso Pulisic, cioè sono giocatori di un certo livello, e che purtroppo sulle fasce ci metteranno sicuramente in difficoltà, perché sappiamo che la Roma sulle fasce ha delle grosse lacune che sono viste tra l'altro anche stasera. Per cui la preparazione tattica di Milan-Roma, perché Roma-Milan potrebbe essere la classica partita che devi buttare il cuore oltre l'ostacolo e devi andare oltre i tuoi limiti, spinto dal pubblico, un po' come successe in Roma-Barcellona 3-0, no? Mentre la prima partita lì è un discorso tattico, deve essere preparata alla perfezione, soprattutto in fase difensiva, ma senza rinunciare a cercare di segnare un gol, che sarebbe importantissimo, perché il mio pronostico purtroppo per Milan-Roma è 2-0, 2-1, ma tra il 2-0 e il 2-1 passa tutta la differenza di questo mondo, perché il 2-0 è difficilmente recuperabile con una squadra del genere, mentre il 2-1 segni un gol e stai pari, poi vai, come diceva, mi ricordo, Spalletti, no? Vai a vedere che cosa c'è oltre, vai a vedere che cosa c'è dall'altra parte, diceva, no? Nelle conferenze stampa, mi ricordo, usava questa espressione di andare a vedere, a trovare che cosa c'è quando, se tu ti trovi sul 2-2, diciamo, nell'aggregato, magari a un quarto d'ora dalla fine della gara di ritorno. Ma per fare questo serve una grande Roma, una grande andata, perché il Milan secondo me cercherà proprio di chiudere il discorso di qualificazione nell'andata. Consapevole della propria forza offensiva e delle nostre lacune difensive, perché lo schema tattico che si delineerà è fin troppo prevedibile. Loro spingeranno tanto sulle fasce, mettendo palloni alti in mezzo, perché si sa che siamo un po' fragili sulle palle alte, e mentre loro hanno un grande colpitore di testa, obiettivamente, come Giroud, ma anche come Loftus-Cheek, che è un altro giocatore molto prestante, bravo sulle palle alte. Per cui De Rossi si dovrà inventare qualcosa per puntellare, per proteggere il più possibile le fasce laterali, e non è semplice perché non abbiamo proprio i giocatori migliori. Sicuramente giocherà Spinazzola, credo, dal primo minuto. Troverà il sistema di far giocare Spinazzola, perché con la sua esperienza ci potrebbe essere molto utile in questo senso. Io continuo a dire la mia, anche se non vengo ascoltato, che non comprendo perché Spinazzola non può giocare a destra. Cioè, se io devo far giocare a Kasdorf, questa gente qua, no? Ma non è meglio far giocare Spinazzola a destra e Angeligno a sinistra piuttosto che sta gente? Cioè una cosa che mi continuo a domandare, cioè, che danni può fare Spinazzola peggio di Çelik, di Christensen, Christensen è fuori dalla lista UEFA, ma in generale parlo di Çelik. Quindi io personalmente vi dico la mia verità.
La mia trovata sarebbe questa, ecco. Però naturalmente sulla destra Pinazzola te la dovrebbe vedere con un pezzo alla 90 come Leao, e quindi giustamente uno mi potrebbe dire: ma ci vuole uno di corsa, e sì, ci vuole uno di corsa che però dovrebbe anche sapere giocare a pallone, che non mi sembra proprio il caso di Cardo, quindi o di Celic, quindi è un po' questo, un po' il rebus tattico, ecco. Sicuramente la prima cosa che ci dobbiamo curare per questa partita è che Leao sia una serata no, perché ogni tanto qualche serata no la becca, ma sarebbe un grande regalo, perché è un giocatore che alla vigilia di questa partita non possiamo che temere molto. Allora, io vi saluto per questa sera, un abbraccio, vi ringrazio per l'attenzione. Iscrivetevi al mio canale, che negli ultimi tempi ha avuto anche diverse iscrizioni, abbiamo superato i 3.000 iscritti, e quindi io di questo risultato sicuramente lusinghiero, non posso che ringraziarvi. Buonanotte a tutti.